Umberto Eco, la misteriosa fiamma della regina Loana. Questo romanzo, benché illustrato a colori, è dominato dalla nebbia. Nella nebbia si risveglia Yambo, dopo un incidente che le ha fatto perdere la memoria. Non la memoria che i neurologi chiamano semantica. Yambo ricorda tutto di Giulio Cesare e sa recitare tutte le poesie che ha letto in vita sua. Bensì la memoria autobiografica, non sa più il proprio nome, non riconosce la moglie e le figlie, non ricorda nulla dei genitori e della sua infanzia. Accompagnandolo nel lento recupero di se stesso, la moglie lo convince a tornare nella casa di campagna dove ha conservato i libri, i giornalini letti da ragazzo, i quaderni di scuola, i dischi che ascoltava allora. Così, in un immenso solaio tra Langhe e Monferrato, Yambo rivive la storia della propria generazione, tra giovinezza e Pippo non lo sa, tra Mussolini, Salgari, Flash Gordon e i suoi temi scolastici di Piccola Balilla. Si arresta di fronte a due vuoti ancora nebbiosi, le tracce di un'esperienza forse atroce vissuta negli anni della Resistenza e l'immagine vaga di una ragazza amata a 16 anni e poi perduta. Interviene un secondo incidente, Yambo è ancora in coma, ma rivive a spirale. Trafolate di nebbia intermittente, ogni momento degli anni tra l'infanzia e l'adolescenza, sino a quando, in una sorta di apocalisse benevola, tra il 33° canto del paradiso, Bing Crosby, Don Bosco e le scale di Wanda Osiris, sta per avere la visione finale, ma Umberto Eco è nato ad Alessandria nel 1932, è ordinario di semiotica e presidente della Scuola Superiore di Studi Umanistici presso l'Università di Bologna. Tra le sue opere di saggistica si ricordano Opera aperta, 62, La struttura assente, 68, Trattato di semiotica generale, 75, Lector in fabula, 79. Semiotica e filosofia del linguaggio, 84. I limiti dell'interpretazione, 90. La ricerca della lingua perfetta, 93. Sei passeggiate nei boschi narrativi, 94. Kant e l'ornitorinco, 97. Sulla letteratura, 2002. Inoltre, tra le sue raccolte vanno menzionate Diario Minimo, 63. Il secondo Diario Minimo, 90. Che comprende una prima antologia di bustine di Minerva, I cinque scritti morali, 97, la bustina di Minerva, 2000. Nell'80 è esordita nella narrativa con il nome della rosa, Premio Strega, 81, seguita nell'88 dal pendolo di Foucault, nel 94 dall'isola del giorno prima e nel 2000 da Baudolino. Umberto Eco, La misteriosa fiamma della regina Loana, 2004 Rizzoli, edizione Mondolibri, su licenza Rizzoli. Parte prima, l'incidente. Capitolo primo, il più crudele dei mesi. E lei come si chiama? Aspetti, ce l'ho sulla punta della lingua. Tutto è cominciato così. Mi ero come risvegliato da un lungo sonno, e però ero ancora sospeso in un grigio lattiginoso. Oppure non ero sveglio, ma stavo sognando. Era uno strano sogno. Era uno strano sogno, privo di immagini, popolato di suoni, come se non vedessi, ma udissi voci che mi raccontavano che cosa dovessi vedere. E mi raccontavano che non vedevo ancora nulla, salvo un fumigare lungo i canali, dove il paesaggio si dissolveva.
Brugio mi ero detto, ero a Brugio, ero mai stato a Brugio la Marta, dove la nebbia fluttua tra le torri come l'incenso che sogna. Una città grigia, triste come una tomba fiorita di crisantemi, dove la bruma pende slabbrata dalle facciate come una razza. La mia anima detergeva i vetri del tram, per annegarsi nella nebbia mobile dei fanali. Nella nebbia mobile dei fanali, nebbia mia incontaminata sorella. Una nebbia spessa, opaca, che avviluppava i rumori e faceva sorgere fantasmi senza forma. Alla fine arrivavo a un baratro immenso e vedevo una figura altissima, a volte in un sudario, la faccia dal candore immacolato della neve. Mi chiamo Arthur Gordon Pym. Masticavo la nebbia, i fantasmi passavano, mi sfioravano, si adileguavano, le lampadine lontane luccicavano come i fuochi fatui in un campo santo. Qualcuno camminava al mio fianco senza rumore, come se avesse i piedi nudi. Cammina senza tacchi, senza scarpe, senza sandali. Una falda di nebbia mi striscia sulla gota. Una fratta di ubriachi urla laggiù, in fondo al traghetto. Il traghetto, non lo dico io, sono le voci. La nebbia arriva su piccole zampe di gatto. C'era una nebbia che sembrava che il mondo l'avessero tolto. Eppure ogni tanto era come se aprissi gli occhi e vedessi dei lampi, sentivo delle voci. Non è come vero e proprio, signore. Non è coma vero e proprio, signora. No, non pensi all'encefalogramma piatto, per carità. C'è reattività. Qualcuno mi proiettava una luce negli occhi, ma dopo la luce era di nuovo il buio. Sentivo la puntura di uno spillo da qualche parte. Vede, c'è motilità. Ma i gressi immergono la neve talmente fitta che non vede neppure dove mette i piedi. La nebbia pullula di forme umane, brulica di una vita intensa e misteriosa. Ma i grè, elementare, caro Watson, sono 10 piccoli indiani nella nebbia che scompare il mastino dei Baskerville. La cortina di vapore grigia andava poco a poco perdendo le sfumature grigiastre. Il calore dell'acqua era diventato fortissimo e la sfumatura di latte più intensa. Poi siamo stati trascinati nelle fauci della cataratta, dove un baratro immane si spalancava per inghiottirci. Sentivo gente che parlava attorno a me, volevo gridare e avvertire che ero lì. C'era un ronzio continuo, come se fosse divorato da macchine celibi dai denti acuminati. Ero nella colonia penale, sentivo un peso sulla testa, come se mi avessero infilato la maschera di ferro. Mi pareva di vedere luci azzurre.